Bentornati o benvenuti nei miei racconti di natura. Oggi vi porterò con me in un viaggio, nell'ambiente che forse, assieme al bosco, mi rappresenta di più in assoluto. Le risorgive. Le risorgive sono delle particolari fonti d'acqua. Solitamente, quando pensiamo alle sorgenti, il nostro pensiero può virare più verso ad alte vette di montagna, tra i ghiacciai e freschi ruscelli, ma non tutti sanno che una delle zone più ricche d'acqua è proprio la pianura padana, non solo per le sue dolci acque di laghi e di fiumi, ma anche con le sue acque segretamente celate nel manto della terra, che a volte affiorano attraverso le risorgive. Le fonti e le risorgive hanno sempre rappresentato un ruolo prezioso per l'umanità, in particolare per l'insediamento delle prime civiltà, che si stanziavano proprio in prossimità di questi luoghi, legati alla sopravvivenza e alla prosperità in primis. Questi luoghi sono sempre stati considerati da diverse civiltà sparse per il mondo anche dei luoghi sacri di culto. Numerosi oggetti votivi come statuette ed ex voto sono stati trovati in questi luoghi, spesso associati a culti di divinità protettrici della salute e delle nascite. La formazione delle risorgive è in effetti pura magia. Le acque sotterranee che permeano il terreno di questi luoghi ad un certo punto affiorano in superficie, grazie alla presenza di impermeabili strati di argilla e di limi depositati nel corso di migliaia di anni dai fiumi. Proprio grazie a questa impermeabilità, unita alla pressione idrica, fanno sì che le acque celate dal manto della terra possano riaffiorare morbidamente grazie a pacati zampilli su terreni soffici, creando in diversi casi anche ruscelli e alvei fluviali, sempre dalla temperatura costante intorno ai 9 e agli 11 gradi. Le grotte e le cavità da cui sgorgavano le sorgenti naturali potevano diventare veri e propri ninfei, i santuari delle ninfe, esseri eterei e meravigliosi, conosciute per la loro bellezza e per il loro amore, per la danza e per il canto. Mi piace potermi lavare in queste acque purissime. In diverse tradizioni il lavaggio del corpo, o solo anche della mano destra, avrebbe garantito la purificazione simbolica del devoto nel momento in cui sarebbe entrato nello spazio sacro e lo avrebbe preparato al rito. Il valore purificatore delle fonti è associato a questa loro mobilità, corrente, viva e cristallina. Sento il sangue nelle vene, mi ricordo di avere un corpo, dei suoi confini. Sento la freschezza, sento l'acqua ripulirmi da pensieri e preoccupazioni. Mi sento più leggera e mi libero da ciò che ha peso solo nella mia mente. Specchi d'acqua di rara bellezza generano ecosistemi unici che creano le condizioni ideali per accogliere piante e animali che allegramente vi attingono.
Le acque risorgive in molti casi risultano più limpide e più pulite rispetto a quelle di altra origine, poiché vengono filtrati per due volte, quando penetrano dall'alto e successivamente quando risalgono verso la superficie. Questo per me è uno degli aspetti più prodigiosi di queste acque. Madre Terra è un essere vivente raffinatissimo. Miliardi di microcristalli e minerali sedimentati nel tempo sono in grado di riportare alla luce un liquido così essenziale per la vita di numerosi viventi. Madre Terra è un essere di infinita generosità. Questi luoghi inoltre hanno il potere di risvegliare in me la purezza e la gioia dell'infanzia, unendomi al contempo alla sensazione di riunirmi con i miei antenati, coloro che fluiscono dentro di me, nel mio sangue, nelle mie vene. L'acqua è custode di memorie e al contempo un ricordatore di esse. Grazie per aver attinto anche voi attraverso questo filmato alle mie sorgenti. E in fondo, come ci ricorda anche Mahatma Gandhi, scopre una sorgente e fa bagnare chi vive nel fango. Che la vita possa sempre condurvi alle vostre fonti di vitalità e di rigenerazione. Grazie, a presto.